Badante picchia coppia di anziani arrestata per violenze. Banca Monte dei Paschi, ecco i dati, trimestrale inutile per 119 milioni. L'inclusione che parte dal lavoro, corsi di formazione agricola per 24 immigrati. Per lo sport, il volley, la stagione della Emma Villas termina a Brescia in semifinale. Spanakis, la squadra, non ha messo il cuore oltre l'ostacolo. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. La Sovrana Pulizie, per un mondo più pulito. Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Apriamo con la cronaca. Una badante è stata arrestata per violenze su una coppia di anziani residenti a Monteroni d'Arbia. La donna è stata scoperta grazie alle segnalazioni dei vicini che hanno allertato i carabinieri. Tra le accuse, lesioni personali e violenza su pubblico ufficiale. Il servizio. Le è stato sufficiente un mese di tempo per farsi notare dai vicini e soprattutto dalle forze dell'ordine. Una donna di nazionalità rumena è stata arrestata dai carabinieri di Siena con l'accusa di lesioni personali aggravate e violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nel breve periodo nel quale è stata assunta come badante, si è resa protagonista di atti persecutori nei confronti di una coppia di anziani residente a Monteroni d'Arbia, che in teoria avrebbe dovuto accudire. Le violenze sono andate avanti fino a quando i vicini hanno deciso di andare a controllare a cosa fossero dovuti i rumori persistenti nell'abitazione adiacente. Lo stesso ha fatto il figlio, ma in entrambe le occasioni sono stati aggrediti dalla donna. E così ha provato a fare anche con i militari, allertati dai vicini. Quando le volanti hanno suonato il campanello per accertarsi della situazione, la badante inizialmente ha mantenuto la calma. Poi, successivamente, ha colpito i carabinieri. Vinta la sua resistenza, gli uomini dell'arma hanno potuto constatare con i loro occhi lo stato pessimo dei due anziani. I segni di percosse erano evidenti. La donna è stata così arrestata e dopo il giudizio per direttissima le è stato imposto l'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento, trimestrale in attivo per Banca Monte dei Paschi, utile di 119 milioni, un risultato che non si verificava da 3 anni. Nel frattempo l'amministratore delegato di Unicredit ha fatto una timida apertura sull'ipotesi di fusione. Ce ne parla Aldo Tani. L'ultima volta con numeri simili risaliva a 3 anni fa. Banca MPS ha chiuso il primo trimestre 2021 con un utile di 119 milioni di euro. Nello stesso periodo 2020 la perdita era di 239 milioni. In attivo anche il risultato operativo netto, più 200,7 milioni, rispetto al rosso di 130 milioni contabilizzato nei primi 3 mesi dello scorso anno. L'altra notizia riguarda l'aumento di capitale, confermati i 2,5 miliardi, ma l'attuazione slitta a fine 2021 o addirittura nel 2022, anno che si preannuncia cruciale per il futuro di Rocca Salimbeni. E gli occhi, in questo caso, vanno dritti a Piazza Gaolenti, perché il nuovo amministratore delegato, Andrea Orcel, nella presentazione della trimestrale, chiusa con un utile doppio rispetto alle previsioni, ha aperto per la prima volta a un'operazione tra Unicredit e MPS, pur non nominandola. Per quanto riguarda il pacchetto di fusioni e acquisizioni, non è uno scopo in sé, ma lo vedo come un acceleratore e un potenziale miglioramento del nostro risultato strategico, laddove faccia migliori interessi dei nostri azionisti e se avremo piena fiducia nella nostra capacità di portare a termine l'integrazione, ha affermato il banchiere. Non è dato da sapere se su questa virata abbia influito la manovra del governo Draghi, che comunque con il decreto Sostegni Bis ha alzato la dote da 2,5 a 3,8 miliardi sotto forma di crediti fiscali per un eventuale acquirente dell'Istituto di Credito Senese, oltre ad allungare fino al giugno 2022 la finestra per usufruirne. Resta da capire se Orcel riuscirà a portare gli azionisti su questa strada, facendosi carico di una banca che negli ultimi 10 anni ha perso più di 20 miliardi. Intanto, all'ombra della statua di Sallusto e Bandini è tornato il segno più. Vale solo per 3 mesi, ma di questi tempi è grasso che cola.
Un esempio virtuoso di integrazione è il progetto di formazione e inserimento nel mondo del lavoro portato avanti dalla cooperativa sociale San Francesco nella tenuta della famiglia Nardi, promosso dalla Regione Toscana e dall'ASL. Sentiamo Teresa Scarcella. Mi chiamo Adam Siaia, ho 21 anni, sono in Italia diciamo quasi 5 anni. Cosa vorresti fare da grande? Non lo so ancora perché non lo so come sarà la vita, no. Un progetto di reinserimento lavorativo, quello portato avanti dalla cooperativa agricola sociale San Francesco e che vede 24 ragazzi immigrati coinvolti in corsi di formazione all'interno della tenuta Casale del Bosco di proprietà della famiglia Nardi. La vera integrazione è fatta da tre fattori: lavoro, casa, ricongiungimento familiare. E quello che ci siamo inventati con la cooperativa agricola a fianco diciamo all'ente che si occupa dell'accoglienza è quello di inserire ragazzi nel settore dell'agricoltura. Quello che stiamo cercando di fare noi è di elevare la qualità del lavoro che questi ragazzi riescono a offrire alle aziende in modo che poi diventino completamente autonomi, cioè che per le aziende diventino appetibili. Quando uno lavora c'ha tutti i requisiti per poter integrare, perché quando c'è il lavoro puoi avere casa, quando uno ha la casa può avere una famiglia, puoi contribuire, quindi in realtà deve essere una cosa banale, però per loro non è così semplice. Dal tuo punto di vista, secondo te perché non è semplice ancora? Parte dal fatto che i ragazzi, facendo questo percorso migratorio, devono aspettare un documento. Se non ha un lavoro, una busta paga, non può convertire i suoi documenti, quindi rimane clandestino. È proprio quello che alimenta il lavoro nero e il capolavoro. La nostra attività è anche un metodo per arginare proprio questo discorso, perché poi va a danno di tutti, dei produttori stessi. Questo perché chi opera in regolarità finisce per scontrarsi con la concorrenza sleale di chi invece offre lavoro a basso costo e spesso a nero, approfittandosi delle condizioni di disagio altrui. Io non ci ho pensato due volte, perché è una cultura che noi abbiamo in famiglia da sempre. Siamo nell'imprenditoria da più di 100 anni. E i nostri dipendenti sono sempre stati regolarmente pagati, non c'è un'ora al nero. Era un progetto che mi piaceva, era un progetto che ovviamente dà la possibilità a questi ragazzi che arrivano in Italia di poter lavorare, e comunque tanto le squadre sono nell'uso moderno, e quindi perché non utilizzare una squadra che forse mi costa qualcosa di più ma che dà anche qualcosa di più. È promosso dalla Regione Toscana e dall'ASL Sud-Est nell'ambito del progetto iCare. Gli obiettivi proprio del progetto erano quello, diciamo, di garantire la salute dei migranti, non solo una salute in senso fisica ma una salute proprio di tipo generale, quindi a un benessere anche psicofisico. E quali azione migliore se non quella di un inserimento, di una formazione per il mondo del lavoro. Sono stati presentati questa mattina in videoconferenza i risultati di nuovi trial clinici di immunoterapia oncologica del Centro Specializzato delle Scotte, guidato dal professor Michele Maio. Tre sperimentazioni uniche al mondo per caratteristiche e risultati. Il servizio. La pandemia non ferma la ricerca scientifica contro il cancro promossa dalla Fondazione Nibit. Nell'ultimo anno sono stati sviluppati 6 studi clinici coordinati dal Centro di Immuno-Oncologia dell'azienda ospedaliero universitaria senese. Il risultato di questo impegno si concretizza in particolare in 3 sperimentazioni uniche al mondo per caratteristiche e risultati. Ci sono molte strategie terapeutiche che si sono testate e si stanno testando per cercare di rendere il tumore più permeabile al sistema immunitario attivato attraverso l'immunoterapia, quindi far arrivare ancora di più il sistema immunitario all'interno del tumore. Quello che il futuro a breve ci dirà è che dobbiamo mettere insieme più parametri: da un lato il carico mutazionale, dall'altro quindi la possibilità di avere un tumore con un microambiente più infiltrato da parte del sistema immunitario. Quindi saranno più parametri che ci permetteranno di dire qual è il miglior paziente da trattare con un trattamento di tipo immunoterapico. E se posso dire, nell'ambito della strategia di cui discutevamo prima, cioè della modulazione epigenetica, dell'utilizzo di farmaci epigenetici, noi abbiamo già dimostrato negli anni che questi farmaci facilitano l'ingresso delle cellule del sistema immunitario all'interno del microambiente.
però sarà certamente la combinazione di più fattori che dovremo tenere presente. Visitare gli impianti di gestione dei rifiuti e scoprire che cosa succede dopo la raccolta differenziata con un click. Da oggi, grazie a 3 Digital Tour, che sono dei veri e propri documentari ideati da Siena Ambiente, è possibile vedere con i propri occhi come si riciclano e si valorizzano i rifiuti urbani prodotti nella provincia di Siena. I 3 video sono visibili cliccando sul sito web e sul canale YouTube di Siena Ambiente. Sentiamo Viola Carignani. Il Covid blocca anche le tante visite guidate all'interno degli impianti di Siena Ambiente. Sappiamo che le visite chiassose degli scolari, dei giovanissimi scolari, rallegrano tutti gli impianti di Siena Ambiente. Purtroppo a causa del Covid non è possibile e allora avete creato un sistema virtuale, così? Sì, esattamente. Purtroppo la pandemia ha costretto tutti in attività, non in presenza, e l'anno scorso abbiamo dovuto interrompere questa tradizione che abbiamo sempre portato avanti con piacere, quella delle visite degli studenti negli impianti di Siena Ambiente, che venivano a conoscere come si gestivano i rifiuti nella provincia di Siena. Ebbene, non potendo fare più queste visite, ricordo, insomma, sono centinaia di ragazzi che tutti gli anni abbiamo accolto, abbiamo pensato in quale modo potevamo dare una risposta a questa esigenza, a questa voglia di conoscere, e quindi abbiamo realizzato non solo tanto dei video, sono veramente quasi dei documentari, 3 documentari sui nostri impianti: il termovalorizzatore di Foci, l'impianto di riciclo delle cortine e la discarica di Poggio La Villa, dove una guida porta il visitatore digitale, in questo caso, alla scoperta di tutte quelle che sono le operazioni svolte all'interno dell'impianto. Anzi, rispetto alla visita fisica, in qualche modo si vede anche qualcosa di più, perché con la visita in presenza non si riusciva a raggiungere tutti i punti per ragioni di sicurezza, e invece grazie a questa esperienza digitale che molte scuole hanno già utilizzato in questo anno, si possono vedere anche particolari in più rispetto a quelli che si potevano vedere nel corso della visita in presenza. Ci spostiamo a Poggibonsi, dove rallenta il contagio, mentre a Colle Valdelsa sono soprattutto under 20 e nuclei familiari a destare preoccupazione. Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione. Si è intensificata con l'aumento delle dosi, afferma il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli. Avanza la campagna vaccinale, rallenta la circolazione del virus a Poggibonsi, di meno invece a Colle di Valdelsa. A Poggibonsi sono oltre 150 le persone attualmente positive al Covid-19. Nelle ultime settimane, ancora di più negli ultimi giorni, dice il sindaco David Bussagli, il numero dei nuovi casi è stato più contenuto rispetto alla fase precedente. Bussagli fa presente che le guarigioni sono tornate ad essere più numerose e questo sta determinando una diminuzione complessiva che, riflette il sindaco, pur con tutta la prudenza necessaria, fa ben sperare. Secondo i numeri resi noti dal sindaco di Poggibonsi, 2 settimane fa il numero dei positivi superava i 200. L'indice dei casi negli ultimi 7 giorni, rapportato a 100.000 abitanti, dice, è sceso a 160. C'è poi, ovviamente ed inevitabilmente, il fronte della campagna di vaccinazione. Le forniture hanno visto una implementazione, dice Bussagli, che si sta traducendo in una intensificazione della campagna che auspichiamo possa ancora più velocemente progredire. Per Bussagli questa strada sembra essere quella giusta, ma chiaramente nulla è ancora alle spalle, il virus circola ancora, ci tiene a precisare, e la pressione sulle strutture ospedaliere continua ad essere importante. A Colle di Valdelsa la situazione impone maggiore cautela per il diffondersi del contagio, come spiegato dal sindaco Alessandro Donati, nei nuclei familiari, anche per effetto della variante inglese, che a questo punto è diventata largamente predominante. In questa fase a Colle di Valdelsa il virus ha colpito, come ha evidenziato Donati, in maniera significativa gli under 20, dunque ragazzi in età scolare. Ad Abbadia Isola, nel comune di Monteriggioni, il consorzio di bonifica Medio Valdarno ha realizzato un intervento di messa in sicurezza dopo un cedimento del terreno. A seguito di esso è stato scoperto un cunicolo scavato nella roccia con volte in mattoni. Sentiamo Filippo Tecce.
Da un cedimento del terreno al successivo intervento fino alla scoperta di un cunicolo scavato nella roccia, all'improvviso un avvallamento e poi una voragine di quasi un metro in una proprietà privata nell'antico borgo di Valmaggiore ad Abbadia Isola a Monterigioni. Da qui la segnalazione al comune, che a sua volta si rivolge al consorzio di bonifica Medio Valdarno, perché da lì passa un canale sotterraneo che serve per far defluire le acque dal piano campagna di quell'abitato rurale. Sotto l'apertura la mancanza di terra appare subito molto ampia, circa 8 metri quadrati, con il rischio che sopra vi siano solo poche decine di centimetri di terra trattenuta soltanto dalle radici di un albero. Il consorzio di bonifica ha fatti dovuti sopralluoghi congiunti con il comune e l'ufficio competente del Genio Civile, si è reso disponibile ad effettuare prima una video ispezione su tutta la lunghezza del tunnel per verificare eventuali ostruzioni al regolare deflusso delle acque e poi il necessario intervento di ripristino. Un lavoro di importo economico totale non grandissimo, circa 20.000 euro, commenta il presidente del consorzio di bonifica Marco Bottino, ma di grande valore dal punto di vista della sicurezza e non soltanto idraulica del borgo abitato. C'è infatti anche un aspetto storico-culturale, perché l'intervento ha permesso di riscoprire un cunicolo scavato nella roccia con volte in mattoni, testimonianza dell'antica opera di bonifica del passato, nuovamente riportata a funzionalità grazie al consorzio di bonifica Medio Valdarno. Lo ringrazio per l'accuratezza del lavoro svolto, dichiara il sindaco di Monterigioni Andrea Frosini. Il consorzio ha consentito il ripristino della situazione, evitando l'insorgenza di rischiosi problemi per la comunità locale. Da sabato riaperture dei musei civici e del Duomo e avvio delle celebrazioni dantesche a 7 secoli di distanza dalla morte di Dante Alighieri. San Gimignano si affida alla cultura per far ripartire il turismo. Sentiamo. Ripartire dalla cultura e dalle proprie eccellenze, sabato riapriranno al pubblico i musei civici di San Gimignano con il percorso del San Gimignano Pass, che comprende anche la visita al Duomo e al Museo Diocesano. Torneranno quindi visibili anche il Palazzo Comunale, la Torre Grossa, la Pinacoteca e la Chiesa di San Lorenzo in Ponte, con orario 10:18 tutti i giorni, ad eccezione del giovedì e con obbligo di prenotazione per il sabato e la domenica. Lo stesso giorno verranno aperte ufficialmente le celebrazioni dantesche con la San Gimignano di Dante. In occasione infatti del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, il comune promuove un progetto collegato alla città, alla sua storia e che va ad intersecarsi in modo più ampio con il patrimonio letterario e linguistico di tutta la nazione. Da questa celebrazione, dice il sindaco Andrea Marrucci, nascerà un nuovo percorso di visita di San Gimignano che rimarrà nel tempo, allargando lo spettro dell'offerta turistica, dunque una ripartenza all'insegna della cultura e dell'eccellenza italiana. Nasce così la San Gimignano di Dante, un itinerario che inizia nel passato, nella città libera e prospera del Medioevo, quando furono costruite le torri, quando il palazzo comunale era stato da poco trasferito nella sede attuale e si stava erigendo la Torre Grossa, un tempo nel quale San Gimignano era un crocevia importante di commerci, di persone e di idee. Dante arriva da Firenze come ambasciatore della Lega Guelfa il 7 maggio del 1300 per chiedere alleanza per la sua parte politica. L'ambasceria è fra le poche documentate nel Liber Reformationum conservato presso l'archivio di Stato. C'è grande attesa a Montalcino per il passaggio del Giro d'Italia con tappa proprio nella città del Brunello prevista per mercoledì 19 maggio. A fare da cornice a questo evento una serie di manifestazioni sportive spalmate su tutto il mese di maggio che termineranno con il grande classico di Eroica Montalcino. Sentiamo. A Montalcino maggio si trasforma nel mese dello sport. Si chiama Aspettando il Giro ed è il programma di appuntamenti promosso e coordinato dai comitati di tappa del Giro d'Italia dei comuni di Montalcino e Siena in occasione del passaggio delle due tappe della Corsa Rosa il 19 maggio a Montalcino e il 20 a Siena. A 2 settimane dall'evento è stato definito il cartellone di appuntamenti sportivi fondato sulla partecipazione, ispirato ai valori di solidarietà e condiviso con le associazioni sportive e di volontariato del territorio. Dal prossimo weekend fino al 30 maggio tanti eventi sportivi per fare da cornice all'evento straordinario del Giro d'Italia che torna in terra il cinese dopo 11 anni e che rappresenta un simbolo per la ripartenza e il legame che è sempre esistito tra sport e vino di qualità.
Tutte le iniziative nel pieno rispetto delle normative di contenimento alla pandemia sono riservate ad atleti e in parte ad appassionati dello sport outdoor e si svolgeranno nei fine settimana di maggio in alcuni degli angoli più suggestivi e paesaggisticamente più affascinanti dei territori di Montalcino e di Siena. Il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefano Scaramelli, esclude che l'attuale sindaco di Chiusi, Yuri Bettolini, possa essere ricandidato a primo cittadino. Sentiamolo nell'intervista di Francesca Campanelli. Bettolini so che, cioè, non fa parte di Italia Viva, non fa parte del Partito Democratico, quindi non fa parte di un centrosinistra organizzato. Di solito c'è o il centrosinistra o il centrodestra nelle elezioni amministrative. Se lui farà una propria valutazione personale, aveva detto pubblicamente, io ho letto dai giornali perché tanto non ci vediamo o ci sentiamo, gli ho soltanto mandato un messaggio perché ho letto questa intervista che diceva che non si sarebbe ricandidato e insomma ha fatto tantissimi anni l'amministratore perché l'ha fatto con me, l'ha fatto da solo, diciamo, ha fatto tanti anni l'amministratore, quindi può darsi anche che sia stanco, è logorante. Io personalmente dissi dopo 14 anni che avevo amministrato Città di Chiusi, cioè se avevo l'opportunità di fare il consigliere regionale l'avrei fatto, altrimenti avrei smesso perché è logorante amministrare una città per più di 10 anni. Quindi io non so se lui avrà la forza e l'energia per fare un movimento autonomo, civico, contro tutte le forze organizzate, è legittimato a farlo e a presentarsi alla città. No, non rappresenta il mio partito, io cercherò un'alleanza, credo che i miei segretari del partito cercheranno un'alleanza strutturale con il Partito Democratico, creeranno una forza di governo simile a quella che governa la Toscana, e quindi credo che sia improbabile che si possa andare in quella soluzione. Ma mi sembra di capire meglio uno che viene dalla società civile, no? Anche perché così sarebbe più facile mettere d'accordo, non far litigare PD Italia Viva, magari un imprenditore molto in vista, senza tessere in tasca. Vedi che conosce tante cose di Chiusi anche lei. Sono molto onesto, non mi dispiacerebbe una soluzione del genere. Adesso la nostra pagina sportiva, il calcio. Lorenzo Mulinacci, ex presidente dei Fedelissimi, nonché anima del tifo bianconero, replica le parole del DS della CN Siena Grammatica, facendo notare che al DS bianconero che oltre ai giocatori sotto esame c'è anche chi ha costruito questa squadra. Sentiamo. Lorenzo Mulinacci, ultime 7 gare per questo Siena di questa tribolata stagione, la definirei così. Cosa ti aspetti a questo punto? Grammatica ha dato una specie di ultimatum alla squadra, insomma sono 7 partite in cui si deciderà chi resta, chi va via, te che ne pensi? Sono 7 partite in cui bisogna onorare il campionato che stiamo facendo, cerchiamo di arrivare il più in su possibile per poi giocarsi i playoff per quello che possano valere, ma credo sia... Cioè io perlomeno non ci credo che in 7 partite poter recuperare 11 punti a 2 squadre, quindi credo che questo campionato sia andato, che bisogna cominciare a pensare seriamente alla prossima stagione. Ora su Grammatica mi ha offerto il fianco perché dice lui mette sotto esame, ma lui sotto esame chi ce lo mette? Quali sono le altre cose secondo te che non hanno funzionato quest'anno oltre a quel periodo lì, insomma? Ma allora, l'errore più grossolani sono stati commessi comunque quest'estate, perché quando una squadra blasonata fallisce, retrocede e riparte dalla Serie D ha 2 opzioni. Pigliare il meglio che c'è dalla Serie D con allenatore, giocatori, dirigenti, oppure fare una squadra di categoria superiore. Il Siena non ha fatto né l'una né l'altra, perché ha preso tutti i giocatori di categoria superiore, ma che nella stagione precedente giocavano poco o niente o erano reduci da infortuni. La cosa più emblematica è che il Siena quest'estate, non ha riconfermato Guberti, salvo poi andare a riprenderlo il 1° marzo. Significa essere completamente in confusione e non tutte le colpe possano essere date alla parentesi lituana-armena. La stagione della Emma Villas Siena termina a Brescia in semifinale. Finisce il sogno Superlega. La squadra non ha messo il cuore oltre l'ostacolo, ha affermato il coach Spanakis al termine della gara. Sentiamo Simona Sassetti. Finisce a Brescia in gara 4 la stagione della Emma Villas Siena. Qui si infrange anche il sogno Superlega. In finale contro Taranto andrà la squadra di Zambonardi, mentre quella di Spanakis chiude con una amara sconfitta l'annata. La squadra non ha messo il cuore oltre l'ostacolo, afferma il coach a fine gara. C'è rammarico, Brescia ha giocato meglio di noi. La legge dello sport. Mi sento dire che Brescia stasera sicuramente ha giocato meglio di noi.
più determinata in alcuni momenti, ha fatto la differenza questa loro aggressività, noi un po' troppo discontinui. Chiaramente sapevamo che era l'ultima chance, no? Una partita fuori casa, da dentro fuori, non è stato facile l'approccio, abbiamo avuto più di un problema, soprattutto ricezione e in attacco in alcuni momenti, per cui va detto che loro veramente hanno fatto un gran match, una gran partita dove hanno difeso e contrattaccato tanto e bene, tante situazioni anche un po' fortunose, ma veramente hanno lì messo vicino alla rete ogni palla che tiravano su, quindi non è semplice con una squadra che ti mette questo tipo di pressione ogni volta e riuscire ad avere la meglio soprattutto da loro. C'era un po' di nervosismo in più, no, rispetto a quella che abbiamo visto in casa, ma era normale che fosse così. Non siamo riusciti a trasformarlo magari in quel qualcosa in più, quel qualcosa di positivo che ti porta, no, a mettere il cuore oltre l'ostacolo. Oggi siamo stati un po' frenati in tante situazioni, no? Mi sento che un po' di rammarico perché non abbiamo dato il meglio di noi stessi, questo è sicuro. E penso anche che in questo momento sia un limite, un po' questa fragilità, ma nei momenti determinanti dei set, dove è lì che conta, no? Non chi arriva prima a 20, ma chi arriva prima a 25, a 28, a 31, quello che è. Per cui c'è rammarico perché abbiamo giocato a pallavolo bene in alcuni tratti e noi abbiamo un po' sciupato quello che abbiamo creato nelle parti finali. Questo rimane un po' rimpianto. Adesso il basket, la San Giobbe Chiusi supera Alba e torna alla vittoria. Sentiamo Simona Sassetti. Chiusi torna alla vittoria dopo le due battute d'arresto consecutive e lo fa con una partita di autorità. Grazie ad un parziale di 28-7 nel terzo periodo batte Alba nel primo dei quattro recuperi che vedranno impegnati i biancorossi, ai quali mancano ancora due vittorie per avere certezza del primo posto. Bisogna anche accettare di essere questi, di avere alti e bassi a livello fisico durante la partita. I primi 20 minuti abbiamo sofferto tanto, eravamo sempre secondi sulle palle vaganti. Secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento, devo dire, fatto 20 minuti difensivi come pre-Covid, diciamo, e questo ci ha permesso poi di creare un solco che siamo stati bravi poi a mantenere fino in fondo. In questo momento siamo un po' corti e quindi ho dovuto un po' inventarmi un quintetto con 5 piccoli che per qualche minuto, sì, qualche dividendo l'ha pagato, però poi devo dire quando siamo tornati all'assetto nostro abituale poi ci siamo sciolti. No, una vittoria importante, ci ridà fiducia, è stata vinta anche di autorità, quindi bene. In più il secondo tempo ci ha permesso di gestire i minuti di giocatori che ne avevano bisogno, onestamente, quindi bene così, andiamo avanti. Il calendario è frenetico, ora arriva una squadra di grande livello di questo campionato, dovremo recuperare tutte le energie che abbiamo per cercare di competere. Si è giocato ieri sera il turno infrasettimanale di Serie C Gold che ha visto la Virtus Siena raccogliere il primo successo in pool promozione superando Castel Fiorentino per 81-75. Sentiamo le parole del coach della CEA Andrea Spinello nel servizio di Andrea Radi. Torna la vittoria la Virtus che nel turno infrasettimanale di Serie C Gold ha superato la ABC Castel Fiorentino per 81-75. Una partita combattuta e tirata, risolta nel finale con le triple di rossoblù, su tutte quella di Nepi a meno di 20 secondi dalla fine. Eravamo molto stanchi e nel finale si è visto perché domenica avevamo dato molto, però ce l'abbiamo fatta a stringere i denti nel finale, abbiamo condotto la partita sempre, credo, e in fondo ce l'abbiamo fatta patendo un po' ma a portarla a casa. Due punti mancavano per continuare la nostra corsa playoff, credo che ora si sia secondi in classifica, ma al di là della posizione in classifica sono due punti che fanno comodo anche per il morale e per affrontare la prossima trasferta che sarà difficilissima nel campo dell'Aliana. Partita difficilissima, Aliana deve essere inserita assolutamente insieme a PL e Spezia come le migliori squadre. Due punti sotto di noi, credo, dipende da quello che sta facendo stasera e ci prepareremo al meglio per la partita di domenica che sappiamo è difficilissima. Per la CEA si tratta della prima vittoria in pool promozione, due punti importanti in ottica corsa ai playoff. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, io vi lascio alle previsioni del tempo e subito dopo al nostro format La Terra delle Scienze della Vita. A seguire, intorno alle 21.30, Sotto Rete con Simona Sassetti e Lorenzo Agnelli. Poi la replica del nostro TG e alle 23.10 Veronica Costa con Il Palio che verrà. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.